Ciao a tutti, volevo dirvi due parole sull'Iran, sul ritiro di Trump dall'accordo sul nucleare, per dire che secondo me in realtà gli Stati Uniti, o meglio è l'industria delle armi che controlla anche gli Stati Uniti, è ben contenta se l'Iran riprende a produrre energia nucleare o magari anche armi nucleari, o anche solo se minaccia di farlo, perché questo porta alla militarizzazione ulteriore della regione e quindi più possibilità di vendere armi. Questo secondo me è il punto fondamentale. Poi c'è anche Israele, che ha sicuramente premuto con Trump perché questo accordo venisse cancellato. E anche qui secondo me il nemico vero non è l'Iran. Beh, è chiaro che Israele e Iran si odiano, questo è palese, però secondo me qui è anche un po' una scusa, lo specchietto per le allodole, perché il vero obiettivo di Israele è la Siria. Israele non vuole che Assad sia al potere. Israele preferisce avere anche lo Stato Islamico. Pensate che al confine di Israele con la Siria non c'è l'esercito siriano, c'è Al-Qaeda, e Israele non li ha mai attaccati. Al contrario, questi ribelli di Al-Qaeda sparavano missili contro Israele perché sapevano che poi Israele si sarebbe vendicata, avrebbe usato questo come pretesto per attaccare invece l'esercito siriano. Israele non ha mai sparato sui ribelli, è sempre attaccato all'interno della Siria. L'episodio di ieri, dell'altro ieri ormai, quando Israele ha pesantemente bombardato quelle che dice essere postazioni dell'esercito siriano, in quel caso effettivamente penso sia stata la prima volta che l'esercito siriano ha attaccato Israele. L'ha attaccato, non anche lui, è stata una vendetta rispetto a quello che Israele aveva fatto un giorno prima, questo magari non vi è stato detto. E l'Iran qui non c'entra assolutamente niente. Questo non è stato l'Iran che ha attaccato Israele o anche da basi iraniane, no, questo è stato l'esercito siriano. Questo è voce ufficiale della Siria, quindi non vedo perché dovrebbero mentire su questo. Ecco, l'Iran viene usato come specchietto delle allodole, come pretesto per scaldare il conflitto. Israele sempre sostiene che sicuramente ci sono anche gli iraniani in Siria, questo è palese, però non sparano contro Israele, non hanno mai sparato contro Israele gli iraniani, questo hanno sempre e solo mirato ai ribelli. E mentre Israele continua da mesi, da anni, a sparare su postazioni iraniane in Siria, ma nell'ultimo caso anche non iraniane, ecco, questo voglio che sia chiaro. E così, quindi state ben attenti, leggete le notizie da tutti e due i lati del fronte, anche quelli che vengono da Russia, Siria, Iran. Se volete sapere la versione iraniana dei fatti, guardate Press TV, press.tv è il sito, è in inglese e chiaramente è iraniano, è molto, questo si capisce molto facilmente quando si leggono le notizie, però è importante secondo me anche sapere qual è il loro punto di vista. Va bene, buona giornata a tutti, ciao!